Ciao, allora questo è un sistema che si può usare sulla webmail di Gmail per fare in modo che chi ci molesta con delle mail, anche degli spammer, ma comunque anche chi sia identificabile, acquisirà che la sua mail non è arrivata a destinazione e questo verificherà eventualmente un prosieguo delle sue intenzioni. Allora si va nella Gmail, impostazioni, si va su Labs e si va fino all'opzione, io l'ho già attivata naturalmente, ma risposte predefinite, questa. Questo è un modo per inviare delle risposte preconfezionate, ma si può usare questa opzione qua anche appunto per fare in modo che Gmail automaticamente invii, attraverso alcuni dei filtri preimpostati, invii un'email alcuni mittenti a noi sgraditi. E quindi il mittente appunto coglierà il fatto che a noi l'email non è arrivata e questo potrà in qualche modo creare un deterrente per il futuro. Comunque attiviamo, poi salviamo modifiche, benissimo. Scriviamo un'email, io ho l'interfaccia nuova ma lo si può fare anche nell'interfaccia vecchia. Scrivi, ok, scriviamo. Nell'interfaccia nuova si trova a fianco al cestino qua, clicchiamo su altre opzioni, vedi qui c'è il cestino, altre opzioni, risposta predefinita, facciamo un'ipotesi, refuse. Ok, nuova risposta predefinita, la chiamiamo refuse, perfetto, fatto. Ora noi creiamo un filtro, quindi impostazioni, ingranaggino, impostazioni. Poi filtri, andiamo in fondo, crea nuovo filtro. Io mi sono preparato un account di prova che useremo adesso per vedere se funziona. Ok. Se giungono email da questo mittente, creiamo filtro, questa ricerca, cosa dobbiamo fare? Ignora il posto in arrivo, in modo che la sua email non arriva nella casella di posta. Segna come già letto, in modo che non risalti in grassetto, quindi arriva praticamente in sordina. E non, tutto il resto non lo spuntiamo, quindi questo non lo spuntiamo, questo nemmeno, perché se mettiamo elimina ovviamente lui non saprà che non l'abbiamo letto. Invia risposta predefinita e la chiamiamo refuse. Io mi sono preparato un'etichetta che l'ho chiamata bounce, questa qua, che serve a preventivamente a archiviare comunque le mail che sono sgradite. Comunque in ogni caso il mittente riceve quella mail di prima, ma io comunque le archivio. Però vengono archiviate, vengono catalogate, listate sotto un'etichetta che potremmo vedere qua a sinistra, sotto l'etichetta bounce, che vuol dire rimbalzo. Creiamo filtro. Ok, andiamo posto in arrivo. Ok, facciamo una prova, componiamo un'email, ciao, bounce, prova, ok. Ora io dovrei in teoria non accorgermi di nulla, io invio un'email, inviata, inviamo, ciao, inviamo, ok, ora io non mi accorgerò di niente, io faccio un refresh, benissimo. Vediamo invece cosa succede sull'email del mittente, sulla mailbox del mittente, ok, cerchiamo, ecco qua. Quindi questa è la prova che
Il mittente ha inviato un'email alla mia mailbox. Ha ricevuto questa con questo testo da noi preimpostato. Io in effetti non ho nessun tipo di email, ma se vado sotto la cartella bounce troverò la sua email. Semplice.